Orbene, orbene, sorrisini belli, sorrisini cari, ed eccoci nell'ultima parte, nell'ultimo segmento di Giro di Tacco odierno per andare a chiudere questo mese di luglio. Sì, di luglio, aspetta che mo' pulito, questo mese di giugno è il caldo che fa questi effetti collaterali. Intanto saluto e ringrazio anche Giovanni in regia che sta curando il collegamento, ed è un piacevole ritorno, quello insieme con noi oggi a Giro di Tacco, signore e signori, Mirko Renier, ovvero Mirko il molleggiato 2. Ciao Mirko! Ciao Claudio, ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Sorriso. Oh, come, ma ti sei sempre in gran forma Mirko, qual è questo segreto dell'età? È il lavoro, quando uno lavora si mantiene giovane. Ah, ho capito. Allora bisognerà continuare a lavorare ancora per un bel po', eh? Come stai, Mirko? Tutto bene? Intanto grazie per aver accolto il nostro invito e di essere qua insieme, sì, con noi. Diciamo una mezz'oretta, una bella chiacchierata insieme, eh? A parte questa pandemia che ci ha fermati per gli spettacoli, ma nonostante tutto abbastanza bene, dai. Beh, dai, questo è importante. Però adesso mi sembra, dai, piano piano si sta un po' riprendendo, Mirko? Sì, dai. Sì, cominciamo a fare già qualcosa. Quindi abbiamo fatto un bel spettacolo sabato. Ah. Sabato prossimo staremo vicino a Reggio Emilia. E avanti tutta, dai, vediamo. Dove eri sabato scorso, Mirko? Sabato scorso abbiamo fatto un bellissimo spettacolo in un locale, in una darsena qua dalle mie parti. Ah, ok. Mentre sabato prossimo... Piscina, dimmi. Una bella serata, veramente. Marina del Sole, che si trova vicino Dolfina. Non so se tu sai dov'è Dolfina. No, vabbè. Fa lo stesso, dai. Mirko, non cambi più. Mentre sabato prossimo dicevi sei a Reggio Emilia o in provincia? In provincia di Reggio Emilia, vicino Correggio. Ah, oh là là, bene. Allora, chi non ti ha mai visto in uno spettacolo, ecco, già che allora parliamo proprio di musica... Ma tu mi hai promesso che mi vieni a trovare. Questo è assolutamente sì, e sarà veramente un piacere e un onore, caro Mirko, assolutamente sì. Per chi ti viene, ecco, per chi ti segue in una serata, che cosa proponi, Mirko? Qual è tutto il cuore della serata? Noi abbiamo due tipi di spettacolo. Uno è basato su Adriano Celentano e uno è tra Celentano e Mina. Ah, ok. A seconda di cosa, perché fai anche serate insieme con Mina, perché ci sono stati molti duetti tra loro due. Abbiamo un bellissimo spettacolo che abbiamo fatto l'anno scorso no, perché l'abbiamo persa, tutto, come tutti gli altri, sì. Ma... L'anno ancora indietro abbiamo fatto tantissimi spettacoli qua nel nord Italia e anche qualcosa giù tra la Toscana e Emilia Romagna, e abbiamo fatto delle serate indimenticabili. Beh. Ah, ma Mirko, così tra me e te, ma il buon Adriano di questo periodo cosa direbbe, Mirko? Cosa direbbe? Ma io ti dirò che di questo periodo Celentano non sarà neanche uscito di casa, prima di tutto. Ah, ok. Perché intanto con non so quanti ettari di terreno che ha attorno alla sua villa, quindi per lui stare a casa è come andare sulle Dolomiti. Ok. Hai capito? Poi dice, ok, poi Mirko, diciamo che insomma... Però so che sta lavorando in un nuovo disco, quindi vediamo, dai. No, perché insomma dicevo anche Adriano non è che sia di primo pelo, insomma, e gli anni cominciano ad aggiungersi anche a lui, insomma, e dunque c'è sempre da fare un po' di attenzione, eh? Eh sì, però lui ci darà sempre delle sorprese. Ah, proprio tu... Quanto artisticamente, quanto lo ami, si può dire, Mirko? Perché quando ne parli ti si aprono gli occhi, il cuore e quant'altro. Guarda, per me ha fatto parte della mia vita. Io credo di essere arrivato quasi a una quarantina d'anni che vado in giro per il mondo a cantare.
Quindi prova a pensare un po'. Mamma mia. Ma questo grande amore per questo artista, come è nato? Ti è sempre piaciuto? Come è nata questa passione, tra virgolette, di seguirlo, di cantarlo, eccetera? Allora, guarda, Claudio, il discorso è che io ero un ragazzino e andavo ancora a scuola, che già nelle materie avevo tutti 4, 3, 2, 1, hai capito? E in musica avevo 10. Caspita. E allora è da là che ho capito che forse la musica poteva darmi tante soddisfazioni. Ok. Cosa che magari non ti dava la matematica e la storia, perché dicevi avevi 4, 3, 2. Ok. A casa, Mirko, ti hanno sempre appoggiato a casa. Sì, mi hanno appoggiato qualche volta, anche qualche spinta, non dalla finestra, però hai capito, perché tu lo sai com'è questo mestiere. Non sei mai a casa, sei sempre via e vedi poco i figli. Infatti, io ho cresciuto i miei figli, ma ci sono stato molto poco a casa. Tornassi indietro, rifaresti tutto ciò che hai fatto, Mirko? Sì, forse andrei più lontano ancora. Caspita, proprio questa passione, questo amore è proprio sviscerato. Bravo, Mirko. E anche perché, insomma, lo imiti bene, lo canti bene. Dimmi. Ti fermo un attimo, Claudio. Non è che io voglio imitare Adriano Ok, Celentano. tu lo segui. Io canto con la mia voce, hai capito? Però, ecco, ne parlavo stamattina in radio con Dagmar. Se uno ti ascolta, cioè, ti guarda in TV, chiude gli occhi e ascolta una tua canzone, non sa se sia l'originale o se sia il Moleggiato 2. Perché veramente. Beh, io ti ringrazio per questo, anche se io sento la differenza, perché dopo non sono io che devo giudicarmi, ma bensì gli altri. Ci mancherebbe, però assolutamente, però Mirko, insomma, lo canti bene, ecco, per carità, fermo restando, io dico sempre in tutte le cose, l'originale rimane sempre l'originale, ci mancherebbe altro, Sempre. In tutti i campi l'originale rimane e rimarrà sempre l'originale, però insomma, se ci sono delle belle copie, ma ben vengano, eh. Ma vedi, Claudio, il discorso mio è anche un discorso un po' particolare, perché a me piace molto Adriano Celentano, mi piace molto cantare i suoi brani, però a me piace anche fare delle cose mie. Quindi cantare degli inediti in quale con dei miei collaboratori abbiamo scritto delle canzoni, delle cose. E quindi io solo degli inediti che ho potrei fare un concerto solo con le cose del Moleggiato 2, capito? Mamma. Allora, Mirko, sai cosa facciamo adesso? Allora, e già che parlavi di inediti, allora noi adesso facciamo una pausa, una brevissima pausa commerciale, ok? Bene, poi, bravissimo Giovanni, ritorniamo subito in diretta e magari così live, Mirko, ci proponi qualcosa del Celentano classico, e poi magari Va un bene. inedito tuo, una tua canzone, insomma, fatta alla Mirko Reniera, allora, ok? Sì, ma questa qua me la metti tu, perché io non sono chitarrista, sai. Non sei chitarrista, ma sì, dai, che suoni la chitarra, dai, ce l'hai fatta ancora, dai, Mirko. Siccome che prima su un'intervista mi hai chiesto il ragazzo dell'Ivia Gluck, perché ho visto che a te piace molto il ragazzo dell'Ivia Sì? Gluck, allora io ti canterò questa Ah, dopo. va bene, ok, va bene, perfetto. Allora, Va bene. ok, bene, Mirko. Allora, facciamo un attimo di pausa, 2 minuti, e poi ritorniamo subito nuovamente in diretta insieme con Mirko Reniera, Mirko il Moleggiato 2, a tra poco. Ok. Ed eccoci nuovamente insieme, seconda parte, con il collegamento oggi Come piacevolmente. vedi, Claudio, io mi sono messo gli occhiali perché non ti vedo neanche. Anzi, non vedo neanche il telefono.
tu non cambi più, tu non cambi. Ma a casa i figli, ma non ti prendono mai in giro o ti dicono ma papà basta, dagli un taglio, che cosa Mirko? Allora, fa parte del mio umorismo di persona, quindi io scherzo sempre, sono un tipo così, molto allegro. Ma e fai bene, finché possiamo, caro, sorridiamo, assolutamente sì, o no? Sì. Assolutamente, assolutamente. Allora, intanto, vediamo un po'. Oh, allora... Ti saluta Iole di San Martino di Luperi, un caro salutone al vostro bravo molleggiato ospite oggi a Giro Grazie. Di Tacco. Altrettanto. Allora aspetta che vado alla ricerca, allora dunque altri messaggi, eccoli qua, allora aspetta, poi un altro saluto, allora ti arriva da Daniele di Bertipaglia e saluta il grande ospite, il grande Mirko il molleggiato, ok, bene. Poi ciao Claudio, anche oggi è bello stare in tua compagnia, un buon pomeriggio, un saluto a tutti, in particolare al tuo ospite Mirko Renier, molto bravo e somigliante così tanto a Celentano, è pazzesco, mi piace un mondo, un abbraccio da Marinella di Salgareda. Grazie, grazie, un abbraccio anche a voi. Bene. Oh, allora tu hai messo gli occhiali proprio per non vedermi assolutamente, per non vedermi assolutamente, però adesso dai, quel ragazzo della via Gluck, Mirko, insomma, vuoi che ne facciamo? Dai, insomma, vediamo? No, non possiamo stare insieme a Mirko Renier senza sentire e senza sentire un pezzo. Allora, di senti, Claudio, dimmi, senti. Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città, la troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Mio caro amico, disse, qui sono nato e in questa strada ora lascio il mio cuore. Ma come fai a non capire che è una fortuna per voi che restate a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro io respiro cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui. E sentirò l'amico treno che fischia così, wow wow. Dimmi tu quando devo dire basta. Ma tranquillo, vai. Bravo Mirko, impareggiabile, grande, grande. Grazie, grazie. Impareggiabile, bravissimo Mirko. Di tutte... se ce n'è, di tutte le canzoni di Celentano, Mirko, ce n'è qualcuna alla quale per un motivo particolare sei legato? Una canzone che tu non puoi mai non fare durante i tuoi spettacoli? Allora, guarda, per me tutti i brani di Celentano sono tutti i brani che rispecchiano un po' anche la mia vita. Però ci sono dei brani il quale io non li levo dal mio repertorio perché li sento veramente dentro quando li canto. Tipo Una storia d'amore, per me è un capolavoro. Te la ricordi Storia d'amore? Adesso, ecco, vedi Mirko, infatti stavo pensando di tutte le canzoni di Celentano, allora, è Una storia d'amore. Storia d'amore? Dimmi. Pensa che questo brano qua io l'ho cantato in una TV in Albania, a Tirana, in prima serata, e è stato proprio avere rotto il ghiaccio con il pubblico che è andato in delirio.
Storia d'amore è quella che fa tu, non sai cosa ho fatto quel giorno quando io la incontrai. Ok, ecco. In spiaggia ho fatto il pagliaccio per mettermi in mostra gli occhi di lei, che scherzava con tutti i ragazzi all'infuori di me. Perché io le piacevo. Questo è un brano che a me... Io mi medesimo tanto in questo personaggio che mi sembra di essere lui. Poi dopo mi giro, mi trovo che sono senza soldi e allora non sono più lui. Hai capito? Grande Mirko, cioè... Mirko, sei unico, cioè, tanto ti immedesimi, poi questa mi piace, guarda, questa me la ricorderò per un pezzo, ti giri, vedi che sono io, però complimenti, ecco, vedi, non mi ricordavo il titolo di, cioè, adesso che me l'hai cantata, ok, me la ricordo, il titolo però Una storia d'amore, non, al momento non mi diceva nulla, adesso ho capito quale. Sì, dopo ci sono le più recenti come L'emozione non ha voce e tante altre che sono capolavori. Quanto, ecco, un tuo spettacolo proponi un po' tutti i grandi successi di Celentano oltre ai tuoi inediti, Mirko? Allora, andiamo per fasce di periodo, magari dalle prime alle ultime. Ok. Mentre se c'è la serata insieme con Mina, allora sì. Allora con Mina si fanno i brani che Adriano e Mina hanno fatto assieme. Secondo te come è nato sempre questo feeling che dura da anni tra questi due mostri sacri della musica italiana, Mina e allora, Celentano, guarda, Mirko? Secondo me intanto sono dei personaggi unici perché tu prova a pensare che Celentano è il cantante italiano che ha venduto più dischi nel mondo. Siamo arrivati a più di 200 milioni di dischi venduti. Caspitina. Mina ne ha venduti 160-170. Numeri. E tu prova a pensare che se Adriano Celentano avesse cantato quel brano di Toto Cutugno, che tu ogni tanto sono sicuro che l'avrai messa, sono un italiano. Ok, l'italiano, sì, italiano. Quella era stata scritta per Adriano Celentano, Cutugno l'aveva fatta per Adriano. E Cutugno ha fatto un grandissimo successo nei paesi dell'est. Sì, vero. Se la cantava Adriano Celentano sarebbe stato il massimo. Ma sai che questo, Mirko, mi sfugge? L'aveva scritto Cutugno per Celentano e perché Celentano non l'ha fatta? Celentano l'ha rifiutata, pensava che fosse un brano così, hai capito? Invece ha fatto un grandissimo successo. Infatti è vero, come dici tu, Cutugno, soprattutto nei paesi dell'est, ha fatto... Pensa che io spero che un giorno Celentano e la rinciga, ho detto, senti che parola... Perfetta. Che non è né chioggiotta e né italiana. E la rincida, hai capito? Okay. Perché se lui dice di inciderla, sicuramente è un capolavoro. Ma guarda, oggi vengo a conoscere una cosa nuova, Mirko, non sapevo che in origine il Cutugno l'avesse scritta per Celentano e poi si sa Adriano ogni tanto non l'abbia presa e poi sappiamo il successo che ha fatto l'italiano di Cutugno, assolutamente sì, vabbè, hai visto, beh, ecco, oggi scopro un'altra cosa. Oh, allora, ti arriva intanto un altro saluto, bellissimo pomeriggio insieme a Mirko, un abbraccio da Lucia e Daniele da Fiume Veneto. Ciao Lucia, ciao Daniele. Oh, allora, caro, e poi vado a salutare anche l'amico Silvano Furlanetto, carissimo Silvano, sicuramente in nostra compagnia e con i suoi click sta immortalando questi nostri momenti, sicuramente anche poco fa la performance live del nostro Mirko Renier. Oh, Mirko, chi eventualmente adesso, insomma, ci auguriamo con tutte le... che però, insomma, sia una bella estate anche con la musica, con serate dal vivo, concerti, magari non si può ballare, ma che ci sia la possibilità, insomma, di ascoltare, di vedere delle belle serate di musica. Chi desidera contattarti, Mirko, dove ti trova nei social?
Allora, noi facciamo parte dell'agenzia di Rudy Caniato Live for Music, okay, che su tutti i siti trovano tutti i recapiti. Sì. O altrimenti su Facebook il Molleggiato 2 o Mirko Renier. Benissimo, dunque ecco, le strade eventualmente per arrivare a te ci sono, eventualmente chi desidera comunque contattare direttamente Mirko ci può chiamare anche qui a Radio Sorre. Poi avremo un bellissimo spettacolo il 6 di agosto a Candiana, che è in provincia di Padova. Sì, okay. Quindi per i padovani, se vogliono passare una serata un po' fuori dal normale, che vengano a trovarci. Ah, ok, allora l'appuntamento è per il 6 di agosto, allora, ok, a Candiana. A Candiana. Sarà una serata in piazza, presumo, sì, una serata all'aperto. Sì, poi dopo saremo il 28 di luglio a Fontana Fredda, Pordenone. Ok, ah ecco, allora anche per gli amici che ci stanno seguendo dal Friuli c'è questa bella opportunità, allora piacevole opportunità il 28 luglio. A Conca di Fontana Fredda. A Conca di Fontana Fredda il 28 luglio, perfetto, benissimo, allora anche per gli amici di Fontana Fredda, zone limitrofe, insomma, per gli amici anche del Friuli e a Candiana il prossimo 6 agosto. Dai, una bella estate in musica, Mirko, caspitina, viva, dai, viva, viva. Sì, sì, sì. Viva, 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 bene. Allora, siamo oramai in addirittura d'arrivo. Hai scelto, ecco, poi magari adesso un pezzettino ancora alla Celentano, io te lo chiederò. Però hai piacere di salutarci con un tuo brano inedito che si intitola Sei come sei. Allora, Mirko, prima di presentare questo pezzo, allora me lo fai un pezzettino ancora alla Celentano, così live con la chitarra? Dai. Sì. Dai, Mirko. Allora, per tutti gli amici si potrebbe fare a mezzanotte, sai, che io ti penserò ovunque tu sarai, sei mia, e stringerò il cuscino tra le braccia mentre cercherò il tuo viso, che è splendido nell'ombra apparirà, mi sembrerà di cogliere una stella in mezzo al cielo, così tu non sarai lontano quando brillerai nella mia mano. Hai capito, Claudio? Grande storia. Grande Mirko, grande, bravissimo Mirko. Bravissimo, è stato un piacere ritrovarti ed averti qua con me e con il pubblico che insomma ti segue ed è affezionato a te da tanti tanti anni. Complimenti Mirko, grazie. Grazie a te. Allora, ci salutiamo con, dicevo, questo tuo brano inedito, Sei come sei. Vuoi presentarlo un attimo, Mirko? Vuoi spendere due parole? Allora, sì, questo è un brano che l'ho inciso un paio d'anni fa. Un grande mio amico di Firenze ha scritto questo testo e sono andato a Firenze ad inciderlo e devo dire che ho avuto tanti complimenti perché è un brano veramente bello da ascoltare. Bene, bene. Qualcuno mi ha detto sembra fatto per Adriano Celentano. Ah, eccola. Bene, e con l'augurio, come dicevi, che il Celentano possa riprendere anche il brano L'Italiano, come dicevi tu poco fa, e sta preparando anche un nuovo lavoro, dicevi prima, un nuovo disco? Sì, sì, sì. Noi sappiamo che lui sta preparando qualcosa di nuovo, solo che questo non è il periodo giusto per buttare fuori un album. Va bene, dai, staremo allora a vedere. Bene, allora, caro Mirko, è stato un piacere averti qua. Buona estate, buona musica sempre, buona vita. E... grazie, un abbraccio anche a voi tutti, mi mancate. So che quando vengo là da voi è sempre un piacere stare in vostra compagnia. Spero che tutto possa cambiare e ritrovarci, dai. Assolutamente sì. Intanto vedi che la tecnologia ci dà una mano, ci siamo visti e siamo stati insieme lo stesso, dai. Non sono tanto pratico per queste cose, però il nostro direttore Roberto Gennaro, grande mio amico,
Anzi, sai cosa ti dico? Magari un giorno assieme a Roberto venite qua a trovarmi, che vi porto io a mangiare una bella mangiata di pesce. Cosa dici, Claudio? Porca miseria, assolutamente sì, mamma mia! Allora mettetevi d'accordo, d'accordo. Ok, sposo subito questa idea, la sposo subito, Mirko, la sposo subito. Bene, grazie, è stato un grande piacere, ti abbraccio con grande affetto, Mirko, e un arrivederci a presto, grazie ancora. Ciao a tutti voi. Bene, allora grazie. Allora salutiamo il nostro Mirko Renier, Mirko il Moleggiato. Chiudiamo con Sei come sei. Vi ricordo, poi tornerò questa sera Sorriso TV sul canale 74 dalle 21 in diretta a Gentili Richieste insieme con l'amico Vittorio del Canfin. Mercoledì prossimo invece un altro gradito ritorno a Giro di Tacco, e con me, con tutti voi, avremo in collegamento video Ketty Piva. Questo sarà l'appuntamento di mercoledì prossimo 7 luglio. Più tardi poi dalle 16 vi aspetto a Radio Sorriso con Di Tutto Di Più. Grazie a tutti voi per averci seguito, buona continuazione di giornata, grazie Giovanni in regia, Mirko il Moleggiato, Sei come sei, arrivederci a tutti. Ciao Mirko!